E oggi è venuto il tempo di rimodulare, razionalizzare, di innovare, ma innovare non cacciando la gente in mezzo alla strada, sicuramente. Innovare significa avere progetti nuovi per il governo della forestazione in Sicilia, che ha 180.000 ettari di bosco, ma è un bosco artificiale, stiamo attenti, non sono i boschi naturali per i quali bastano 5 forestali per controllare migliaia di ettari di bosco. Questa è agricoltura, questo è un tipo di bosco costruito artificialmente, artificiosamente, su colline brulle, sulle pietre, coltivato, protetto, attraverso operazioni materiali che non sono quelli della natura, che la natura fa da sola nel bosco naturale. E quindi il rapporto fra bosco e numero di persone impiegate è sicuramente diverso rispetto a quello che noi riscontriamo dove esistono i boschi naturali. C'è da considerare che il personale in organico è di 1.300-1.400 unità, il resto è personale stagionale che viene assunto stagionalmente in rapporto ai lavori da eseguire attraverso una vera e propria opera di progettazione degli interventi che sono magari ripetitivi all'interno di una gamma che sono i lavori del bosco. C'è una gestione nel tempo, negli anni, politica della forestale che è discutibile, assai discutibile, ma per superare questa situazione e ricondurre a parametri di di economicità la gestione di tutta quanta la materia forestale è necessario mettere in campo un progetto, riformare. Bisogna cambiare avendo riguardo anche alle persone, perché qui ci sono 10.000 persone, braccianti, che fanno da 51 a 78 giornate lavorative. Stiamo attenti, per fare un operaio a tempo indeterminato ce ne vogliono 5 di questi, quindi anche i numeri vanno ridimensionati. Volete dirmi, in una fase di recessione paurosa, drammatica, la gente si impicca se perde il lavoro? Ditemi se l'idea di licenziare allegramente 10.000 persone che fanno da 51 a 78 giornate lavorative sia una idea saggia, umana. A gestire, a governare, a gestire la Sicilia non sono stati gli operai disoccupati in 50 anni, in 60 anni, sono stati anche e soprattutto un ceto d'impresa che molto spesso è bravo a volare dentro le casseforti della regione e poco a riuscire a trascinare la regione verso una politica di sviluppo.